Un viaggio nella storia e nella cultura, immersi nella natura, anch'essa espressione di identità siciliana e di incontri dei popoli. Da oggi si potrà tornare a farlo grazie alla riapertura al pubblico dell'area archeologica di Tindari e della Villa Romana di Patti. All'attesissima inaugurazione, dopo la chiusura forzata dovuta all'emergenza Covid, hanno partecipato l'assessore regionale dei beni culturali e dell'identità siciliana Alberto Samonà e il direttore del parco archeologico di Tindari Salvatore Gueli. L'accesso al parco sarà consentito dal martedì alla domenica, dalle 9 alle 20, e per garantire il rispetto delle prescrizioni ed evitare assembramenti, si ricorda che è obbligatorio effettuare la prenotazione online attraverso l'app Uline. Oggi è un lungo giro in provincia di Messina con il capogruppo all'ARS della Lega Antonio Catalfamo, con il commissario Matteo Francia della Lega di Messina e Provincia, ma volevo cominciare questo giro da Tindari, dall'area archeologica, dal Teatro Greco, perché è una sfida vinta, quella di riaprire dopo tanto tempo di chiusura a causa del Covid questo luogo incredibile. Ho fatto un giro molto lungo in queste settimane in Sicilia per inaugurare luoghi che riaprono man mano. Qualcuno ha riaperto già il 30 di maggio, qualche altro luogo ha avuto bisogno di maggiore attenzione. Il senso è di tornare a respirare cultura. È il biglietto da visita principale della nostra terra. Vento a Tindari di Quasimodo descriveva questo nostro grande Tindari come luogo di riconciliazione con se stesso attraverso tutto quello che c'è qui. È una descrizione bellissima che ne fa Quasimodo, contrapposta in un certo senso con il dolore di una certa quotidianità nella quale si perde questo senso di assoluto che c'è qui. Ecco, recuperiamo il senso di assoluto a partire dai beni culturali, e ce n'è bisogno, non il particolare ma l'universale.